Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato al calendario dell'avvento Bottega Verde. Non so se ricordate che avevo acquistato due calendari dell'avvento, uno Bottega Verde e uno Essence. Oggi vi faccio il video specifico sul calendario dell'avvento di Bottega Verde. Mi è piaciuto veramente tantissimo perché all'interno c'erano un sacco di prodottini che mi sono piaciuti, che io volevo comunque utilizzare. Quindi sono stata molto molto soddisfatta di questo calendario. Sicuramente dentro magari lo avete già visto in qualche foto, comunque si presenta in questo modo. E adesso ci spostiamo sul mio tavolo perché vi farò vedere tutto quello che ho trovato in questo calendario, quindi casellina per casellina vi mostrerò tutti i prodotti che c'erano all'interno. Questo è il calendario aperto, ci sono tutte le 24 finestrelle, partiamo subito con la prima che è questa e all'interno c'era un bagno doccia all'iris bianco con latte di iris. È un bagno doccia da 50 ml, quindi comunque una dimensione che va benissimo sia per viaggiare che come campioncino da provare per poi eventualmente comprare quello più grosso. La finestrella numero 2 è qua. E qui ho trovato una crema viso anti-età Argan di Marocco. Questa sono 15 ml ed è comunque una crema viso che ho già provato con estratto di gelsomino del deserto e olio di argan. È veramente molto profumata e nutriente per la pelle. Poi la numero 3 è questa. Qui troviamo un altro bagno doccia alla vaniglia nera, questa volta sempre da 50 ml. Questo è un bagno doccia che avevo già provato tempo fa perché i prodotti alla vaniglia nera mi erano già stati forniti da Bottega Verde come campioncini omaggio, quindi avevo già avuto modo di provarli ed è veramente molto profumato, mi è piaciuto molto. Poi nella casellina numero 4, che è questa, troviamo questa volta una crema mani, al burro di karité d'Africa, in questo caso 15 ml, ed è una crema mani che ha un buon profumo. Io avevo già avuto modo di utilizzare la versione grande e mi ero trovata abbastanza bene. Poi la numero 5 è questa, e qui c'erano delle mollettine natalizie con l'albero di Natale e il Babbo Natale. Queste insomma le ho trovate molto carine, soprattutto per le feste di Natale. Poi nella numero 6, che è questa, c'era un braccialettino natalizio con la stellina dorata. C'era questa stellina dorata che volendo si può anche trasferire, utilizzare secondo me come punto luce, come ciondolo. Comunque insomma un braccialettino nero con la stellina. Poi nella numero 7, dov'è? Aspetta, qua, qui c'era un mascara nero, extra volume, extra black, molto molto bello. Tra l'altro insomma i mascara poi durano di più, quindi si può utilizzare. Questo è il pennellino volumizzante e anche questo insomma è un prodotto che mi è piaciuto molto. Poi nella numero 8 c'è una saponetta a forma di albero di Natale, quindi molto a tema. Ed è molto molto profumata, una profumazione molto molto intensa, molto forte, però insomma molto carina la forma. Poi nella numero 9 c'è uno specchietto da borsa. Ecco, questo mi è piaciuto tantissimo perché gli specchietti da borsa sono sempre utili, secondo me. Dietro c'è scritto Bottega Verde, è comunque molto carino, così nero, piccolino, poco invasivo, che si può tranquillamente mettere anche nelle borse più piccole. Poi nella numero 10, che è questa casellina, la cosa più difficile è stato aprire le caselline. Qui c'è un prodotto per uomo, un balsamo idratante dopo barba, e mi ha fatto molto piacere trovare questo prodotto perché questo calendario lo aprivo alla sera insieme a mio compagno, quindi aprivamo insieme la finestrella e mi ha fatto piacere che ci fosse un prodotto anche per lui, quindi comunque insomma è stato carino trovare anche un prodotto per uomo. Ha comunque un buon profumo questo dopo barba, quindi insomma molto carino. Poi nella casellina numero 11, se riesco a trovarla, perché qui si confondono un po', eccola qua. La casellina numero 11 conteneva un
lip gloss, shiny lip gloss, con burro di mango e vitamina E, che è questo. E ha un colore veramente molto molto carino, secondo me, soprattutto per le feste. Quel colore un po' perlato, insomma un po' naturale, che comunque può andare bene anche sopra il rossetto, tanto per dargli luminosità. E mi è piaciuto moltissimo anche questo. Poi nella casellina numero 12, che è quassù, ci sono semplicemente degli elastici per capelli che però sono molto natalizi perché sono dorati e argentati. Io non li utilizzo tanto, devo essere onesta, però comunque insomma nell'insieme anche due elastici per capelli ci stanno. Questa è la casellina numero 13 e qui c'era uno smalto di un colore secondo me molto natalizio perché è questo colore un po' dorato, un po' bronzato, così sono 5 ml di smalto, però secondo me è comunque un colore, uno smaltino che può andare bene anche come base per una nail art. Poi la numero 14, che è questa, conteneva invece un prodotto che io non ho mai provato e sono stata contentissima di trovare qua dentro. È la base trucco perlescente illuminante con olio di nocciolo di pesca e vitamina E. Questo è un prodotto che veramente io non avevo mai provato, ha anche un buonissimo profumo e sono stata veramente contentissima di trovarlo qua dentro perché era tanto tempo comunque che volevo provare un illuminante come base per il trucco, quindi insomma questo mi ha dato molta soddisfazione. Poi nella numero 15 ho trovato una candela profumata che a Natale comunque è sempre una cosa gradita. Ecco, una candela profumata che ha un profumo misto a fragola, ciliegia, frutti di bosco, insomma, una profumazione di questo genere. Ed è stato anche questo, insomma, molto carino trovarlo. Poi nella numero 16, che è questa qua, ho trovato un fondotinta no transfer. Anche questo non l'avevo mai provato, il no transfer. Questo è Nuta Perfetta con estratto di orchidea e vitamina E. Anche questo ha un buonissimo profumo e una colorazione, forse per la mia pelle un pochino scura, però comunque magari messo in minore quantità può andare bene lo stesso. E insomma, anche questo è un prodotto che è molto interessante. Non l'ho ancora provato, però insomma, credo che potrebbe essere un buon prodotto. Poi la numero 17 conteneva la crema mani bacio sotto il vischio, che era quella linea natalizia che è uscita. C'era il bacio sotto il vischio, c'era la fragranza della fortuna, l'essenza di gioia, mi sembra, erano queste tre, quelle specificatamente natalizie. Tra l'altro ha un bellissimo disegno qua sulla confezione. E io quello bacio sotto il vischio lo volevo veramente provare perché ha l'estratto di cannella e di vischio. Quindi la profumazione mi piace tantissimo perché a me piace tantissimo la cannella e quindi è una profumazione che comunque insomma mi piaceva e avrei voluto comprarmela. Meno male che non l'ho comprata perché poi l'ho trovata qui dentro. Quindi insomma sono stata felicissima quando ho aperto questa finestrella e ho visto che c'era questa crema. Poi la numero 18 è questa, e dentro la casellina numero 18 c'era uno smalto molto più classico, soprattutto per il Natale, perché ha una colorazione rossa, un classico rosso natalizio. E questo, insomma, avevo già delle colorazioni simili, però uno smalto in più comunque non guasta mai. Poi nella numero 19, che è questa, ho trovato una limetta per unghie con scritto Bottega Verde, una limetta da borsa perché è piccolina, però mi piaceva comunque la scritta Bottega Verde, insomma è molto carina. Poi è molto utile, soprattutto per me che faccio lavori di nail art, insomma metto le unghie finte, insomma le unghie comunque le curo, quindi una limetta mi serve sempre. Poi nella numero 20 c'era una crema corpo. Questa alla vaniglia nera,
Quindi, oltre al bagnoschiuma alla vaniglia nera che vi ho fatto vedere prima, come linea vaniglia nera c'era anche questa crema corpo e anche questa ha un buonissimo profumo. Tra l'altro, questo calendario è proprio profumatissimo in generale. È una cosa quando si apre. Poi, nella numero 21 c'era un'altra saponetta, stavolta a forma di angioletto. Anche questa comunque carina, si può anche utilizzare per profumare i cassetti perché ha una profumazione molto molto intensa. Poi nella numero 22, che è questa, c'era un altro bagno doccia, questa volta all'argan del Marocco. Quindi una profumazione comunque che Bottega Verde fa spesso, è una linea comunque abbastanza conosciuta di Bottega Verde, io la conoscevo, ho già usato tanti prodotti. Poi la numero 23 è questa, e nella numero 23 c'era un'altra saponetta profumata a forma di cuore. Quindi in questo calendario comunque c'erano tre saponette profumate. E poi nella numero 24, che è anche l'ultima casella, c'era un profumo da petali di vaniglia, veramente buonissimo. È un profumo buonissimo. Vi faccio vedere la confezione, è questa, tra l'altro non è neanche poco perché comunque non è a spray, ma sono quelli che si mettono con il dito, quindi sappiamo che quelli che si mettono con il dito durano veramente tantissimo, perché ovviamente basta appunto ungere un pochino il dito che insomma poi riusciamo, almeno io personalmente riesco a farmi durare i profumi. Così con l'applicazione col dito, diciamo molto più a lungo rispetto a quegli spray. E questo a petali di vaniglia, che ha una profumazione, come dice il nome, alla vaniglia, è veramente veramente buono, non me l'aspettavo. E anche la confezione è molto molto carina. Questa era l'ultima finestrella. Mettete un like al video se vi è piaciuto, ovviamente. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi do appuntamento alla prossima. Ciao!